Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera parliamo di la Strato Secondo Sur, quindi una versione classic in configurazione HSS. Allora ragazzi, questa sera parliamo di uno strumento veramente veramente importante. Oltretutto, prima di iniziare ci tengo a dirvi che questa chitarra è uno strumento usato che troverete appunto ad Aminelli. Oltretutto ha un prezzo decisamente interessante, ma che vi dirò poi a fine video. Intanto andiamo subito a vedere quelli che sono i dettagli che costituiscono questa Classic. Quindi il corpo è in ontano, il manico è in acero e la tastiera è in palissandro indiano. Le meccaniche autobloccanti sono di Sur, il capotasto è in Graphtec, 22 tasti in acciaio, il profilo del manico è un profilo a C, quindi è un profilo piuttosto slim, e il radius, quindi il raggio, che è una delle caratteristiche fighe secondo me di Sur, è un compound, quindi parte da 9 e arriva a 12. Perciò è un pochino più tondo e diventa piatto mano a mano che scorriamo sulla tastiera nei punti un pochino più complessi. Il manico, come da tradizione Strato, è avvitato. L'elettronica, come vi ho detto a inizio video, è sempre di Sur e abbiamo la configurazione HSS con due V60 e un humbucker SSL. Switch a 5 vie, un volume e due toni e un ponte tremolo di Goto. Andiamo subito ad ascoltare il timbro, il suono dei pickup di Sur, posizione per posizione. Poteva mancare chiaramente una tamarrata e adesso vi faccio ascoltare una bella improvvisazione con la Classic. Allora, traiamo un po' di conclusioni. I suoni dei pickup, secondo me, sono veramente pazzeschi. Sono molto molto equilibrati. Lo strumento non presenta nessun tipo di difetto. Soprattutto l'intonazione in qualsiasi punto della tastiera è sempre preciso. Dettaglio per me molto importante, sia il mi basso che il mi cantino non escono mai dalla loro sede. Il radius, anche se io devo essere sincero, sono abituato a un radius 9,5, devo dire che lo sento tanto, molto molto piatto.
fatto, non è una cosa che a me fa particolarmente impazzire, ma dal punto di vista della comodità, devo essere sincero, è veramente veramente molto molto agile. Come vi dicevo a inizio video, questo è uno strumento usato. Lo troverete da venerdì prossimo nello store di Daminelli a Bergamo. Il prezzo a cui viene venduto è 2300 euro e considerando la qualità dello strumento e soprattutto che nuovo costa circa 3500, a mio avviso è un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Bene ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questa Sur, se qualcuno per caso ce l'ha, utilizza già Sur o se ha avuto modo di provarla in qualche store. Come sempre sarò lieto di potervi rispondere dal mio salotto, da Alessandro e da questa fighissima Sur Classic. Una buona serata a tutti. Ciao ragazzi, grazie di cuore.